Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: certamente voi vi citerete questo proverbio, medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, falle anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non ad una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. Ad udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola. Vita difficile quella del profeta. Lo sapeva Geremia, gli altri profeti, lo ha appreso, sperimentato sulla propria pelle dall'inizio della sua attività pubblica, del suo avvenimento di inizio del Vangelo, Gesù di Nazareth, che a fronte di quello che diceva trova da subito tra i suoi compaesani un ostacolo, un impedimento. Ma questo non è figlio di Maria, non è figlio di Giuseppe. Non dovrebbe essere più attento a quello che dice. Eppure, sia nella prima lettura, quella che abbiamo ascoltato dal libro del profeta Geremia, sia dalle stesse parole di Gesù, si evince, si raccoglie la sfida, che non è dell'uomo che è scelto da Dio ad essere sua voce, ma di Dio stesso, che dice al profeta, lo dice a Geremia: io ti renderò forte ad una condizione, che tu non ostacolerai la parola che io ti ho consegnato. Chi è il profeta? Il profeta è colui che deve avere il coraggio di vedere oltre il tempo e coniugare il tempo che sta vivendo con una visione. Il profeta è colui che, forte della parola di Dio, prova a raccontare quello che il suo cuore conserva, la sua mente interpreta, per poter dare coraggio, struttura, forza, intensità, visione ad un mondo che molto spesso perde il proprio orientamento, la sfida della parola. A volte anch'io mi sento provocato da questa, spesso mi sento provocato dalla sfida, ma mi sento anch'io rattristato di vedere come ci sia chi, a giusta ragione, facendo i propri calcoli, dica: ma medico, cura te stesso, prova a pensare a te, tu che lanci tante sfide, che vuoi con la parola di Dio leggere il mondo di oggi. Abbiamo detto tutte le domeniche: io credente chi sono se non uno che vuole calare il messaggio di Gesù nella quotidianità? E tu credente chi sei? Quando sei stato battezzato, anche tu sei stato fatto profeta, o credi che la responsabilità della verità da annunciare passi attraverso soltanto il ministero del sacerdote? Pure tu la domenica ascolti la parola di Dio, poi la devi ruminare, la devi digerire, ma poi la devi fare tua. Pure tu devi avere coraggio. O pensi che in tempo di tenebre
puoi accendere soltanto la candelina della candelora per fare luce. Hai bisogno che quella luce, la luce del Vangelo, che dia, che dà a te il significato della tua esistenza, non resti prigioniero nel tuo privato. Hai bisogno di coraggio, sì, ne hai bisogno di coraggio, ma oggi avere coraggio in questo livello significa perdere posizioni sociali, significa mettersi in contraddizione con un tempo che invece si sta strutturando con altri principi, con altri pensieri. Voi avete sentito il coraggio che tiene Paolo nella seconda lettura? Voi l'avete sentito bene? E avete sentito bene 2000 anni fa Paolo come sta avanti? 2000 anni fa. Voi sentite il gigante? Togliete il fatto credente. Se fosse soltanto nella lettura spirituale o nella lettura del pensiero o nella lettura della vita, dove al centro di ogni azione, 2000 anni fa stiamo parlando di quando il potere romano era potere che creava liberi schiavi, padroni e servi, allora pure oggi, ma era tempo in cui 2000 anni fa le ingiustizie di chi aveva tutto e non aveva niente, di un mondo oppresso, era talmente diffuso che per niente si veniva portato a morte. E lui ha un coraggio infinito di mettere l'amore al centro. L'amore è magnanimo, benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, non gode dell'ingiustizia, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Non gode dell'ingiustizia. E parlando a quelli di casa sua, Paolo, alla sua parrocchia, alla sua chiesa, da parroco viandante, dice: tu pensi che avere fede sia questione di miracoli, di prodigi? Se io anche parlassi tutte le lingue degli uomini ma non avessi questo amore, se io dessi il mio corpo per essere bruciato in sacrificio, in martirio, ma non avessi questo amore, e se io prendessi delle sostanze e ne facessi dono, ma non avessi questo amore. E arriva perfino a dire una cosa che diventa sconcertante, dice: sì, la fede e la speranza sono importanti, ma di tutte e due la cosa più importante è l'amore. Profeta Paolo, profeta Gesù, profeta Geremia, certo, Geremia ha fatto la fine che ha fatto, Gesù ha fatto la fine che ha fatto, Paolo ha fatto la fine che ha fatto, perché i profeti danno fastidio, soprattutto danno fastidio quando la menzogna è struttura di governi, è struttura di paesi, è struttura di mentalità, è struttura di abitudini, è struttura di scelta, quando la menzogna governa, quando la menzogna governa, dà fastidio la verità. E allora si fa di tutto. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la conoscenza svanirà. Noi adesso vediamo in un modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Tutto scusa l'amore, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità, l'amore, non avrà mai fine. Domenica scorsa ci siamo chiesti che veniamo a fare a domenica. Qual è il nostro scopo? Timbrare il cartellino? Mettere il ticket di buona per poi conservarceli quando noi ci presenteremo davanti al Signore e gli diremo: guarda, questi sono tutti i ticket che ho preso la domenica, queste sono le carte di accesso. E lui ci guarderà negli occhi e ci dirà: ma si può dire tutto,
Perché tutti volevo bene. Io ti avevo dato un povero che soffriva. Avrei voluto che tu l'avessi portato con te. Io ti avevo dato un uomo, una donna, che avevano bisogno di misericordia. Io pensavo che l'avessi portato con te. Io ti avevo dato un compagno di vita, una compagna di vita, perché respirasse prima della libertà. Pensavo che tu lo portassi con te. Io ti avevo dato come comando l'amore e tu mi hai portato i riti. Sei venuto da solo. Il giorno in cui ci presenteremo a suo cospetto, per quelli che credono, non saranno sufficienti le preghiere, i riti, le messe, la cultura nella quale abbiamo vissuto, ma la carità. E non c'è politica che tenga, non c'è filosofia che possa sostenere, non c'è organizzazione sociale che possa privarci, impedirci di essere credenti nell'amore. Solo la carità vincerà il mondo. Solo la carità è l'io credente. Solo amando io mi salvo. Certo, capisco che certe volte non ce la faccio. Mi rendo conto che certe volte è molto più forte di me. Ed è lì che è il peccato. Ed è per questo che io devo lottare contro il peccato di ogni giorno. Che sia peccato di pensiero, che sia peccato sociale, che sia peccato politico, che sia peccato ecclesiale. Ma non posso non lottare perché la mia fede nell'amore sia la mia scelta in Cristo Gesù che mi rende libero, che mi fa vivo, vivo di essere amante della vita. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e ci metta in grado di viverla tutti i giorni. Credo in voi. Il Signore sia con voi e con il Spirito. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizione. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. In nome del Signore.